La chiesa di San Cristoforo non è riuscita a contenere le centinaia di persone che oggi pomeriggio hanno voluto dare l'ultimo saluto a Francesco, il bimbo di 10 anni morto domenica scorsa all'ospedale Santa Croce di Fano a causa di una meningite fulminante. Nel corso della cerimonia toccante è stata l'omelia di Don Mirko Ambrosini. Francesco, ha detto il parroco, ti affido ai tuoi genitori, la tua famiglia, la nostra parrocchia, l'oratorio e i bambini della comunità. Fa che riescano ad insegnarci la tenacia della bontà e il tuo sorriso, che ora arricchisce il paradiso. Poi Don Mirko ha annunciato che il salone dell'oratorio prenderà il suo nome. Alla fine della funzione il papà Gianluca ha avuto la forza di prendere parola, ha ringraziato tutti per la vicinanza dimostrata in questi giorni drammatici, a partire dal personale del pronto soccorso che ha fatto il possibile. Poi ha chiesto scusa a tutti i genitori che hanno avuto timore del contagio per i loro figli. E un bacio, infine, lo ha mandato a quei bimbi che hanno e avranno un po' di Franci nei loro cuori. Domenica è iniziata la non vita, ha concluso con un filo di voce. Ormai abbiamo il cuore scalfito. Ho cercato un perché a quanto accaduto, ma penso proprio che non ci sia. A queste strazianti parole è seguito un lungo applauso. Francesco ora si trova nelle braccia di Gesù. Dio, nel suo misterioso disegno, ha voluto chiamarlo con sé. Queste le parole del parroco prima di consegnare la sua anima in cielo. Ad attendere il bimbo fuori dalla chiesa, centinaia di palloncini bianchi con attaccato un pensiero scritto in piccoli foglietti e lasciati volare all'uscita del feretro tra gli applausi di amici, parenti e di tutti coloro che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per salutarlo un'ultima volta.